Ok, allora ricominciamo. Questa è la terza fase, quella che secondo me è la fase attuale del fundraising ed è quella di sviluppo attuale, tutte quelle che sono le tecniche, che non significa che le fasi che vi ho appena spiegato hanno fatto sì che gli strumenti precedenti siano scomparsi, vuol dire che se ne sono aggiunti mano a mano, si sono evoluti e in parte hanno avuto delle declinazioni ulteriori rispetto a quelle che vi ho già spiegato. Quindi tutto quello che ho spiegato fino adesso è uno strumento che comunque rimane. Magari è una declinazione ulteriore con il mondo moderno, quindi magari le lettere che vengono mandate adesso sono mail o comunque hanno una forma di comunicazione diversa, ma comunque in ogni caso esistono, rimangono, anche perché ancora tante persone non hanno un uso così spregiudicato delle mail da ricevere anche comunicazioni dalle associazioni, no profit e così via. In ogni caso, anche per le sponsorizzazioni esistono, continuano ad esistere le sponsorizzazioni che io chiamo le sponsorizzazioni classiche. Ad oggi, però, ci sono dei nuovi metodi, delle nuove pratiche di fundraising che a mio avviso sono quelle che trovano una maggiore aderenza in quello che è il fenomeno del network, delle reti. In questo momento devo dire che più la nostra attuale situazione sta facendo vedere l'importanza delle reti, più tutto quello che ruota intorno al mondo del no profit, della cultura, dell'arte, sta in qualche modo seguendo questo tipo di evoluzione. Quindi anche le pratiche di fundraising si stanno dimostrando più attente al network, al fare rete. Quindi ad oggi si stanno rivelando vincenti delle strategie che prevedono la partecipazione di altri soggetti, i più vari. Io vi ho elencato quelle che secondo me sono le declinazioni attuali delle pratiche di fundraising che sono più declinate verso la partecipazione e sono la partnership, le sponsorizzazioni che io chiamo, è una mia definizione, contemporanee, cioè che non sono classiche, non sono tradizionali, ma hanno una visione più contemporanea, più legata a quello che succede adesso e quindi al network. Poi c'è il cosiddetto fundraising and crowdfunding, quindi le pratiche nuove di raccolta delle piccole donazioni, del legame, del network. E poi ci sono tutta quella nuova modalità di messa a disposizione dei fondi che sono i nuovi bandi, cioè bandi che nascono non da enti pubblici, non da fondazioni bancarie, ma da soggetti privati che decidono di mettere una somma rilevante a disposizione di un solo progetto, mentre gli enti pubblici e le fondazioni bancarie sostanzialmente sceglievano tra progetti, ma ne premiavano, ne sostenevano più di uno. In questo caso i nuovi bandi stanno lanciando questa modalità di uno su mille ce la fa, nel senso che se ne premia uno, perché la somma è rilevante, ma siccome si vuole premiare un meccanismo di partecipazione solido, si danno tanti soldi, ma a un solo soggetto che poi deve camminare con le proprie gambe. Si sceglie sempre di più non un progetto, diciamo così, limitato nel tempo, ma un progetto che è sostanzialmente la declinazione di un'attività, di uno scopo ideale. Noi abbiamo questo progetto, che è un progetto a medio e lungo termine che vogliamo portare avanti, come rete, come network. Allora, sulle partnership vi dico poco, nel senso che è una pratica che ultimamente le organizzazioni no profit, i progetti culturali, i progetti artistici, sociali stanno mettendo sempre di più in atto, cioè si stanno legando, stanno cercando di far sì che le energie dell'uno e dell'altro messe insieme creino qualcosa di più forte. In questo senso vi ho rimesso l'immagine dell'altra lezione, cioè un articolo che dava atto della nascita di una rete di nuove associazioni di solidarietà per i nuovi e vecchi poveri, che per l'appunto è stato presentato a febbraio del 2013 qui a Bari. Quindi in realtà che cosa succede in questo caso? Non è una vera e propria raccolta di fondi, è come se si chiedesse un sostegno in termini di energie,
di esperienza, di capacità di fare network. Quindi abbiamo un progetto, ce l'abbiamo comune, perché siamo 2, 3, 9, 10, 20, 4, che hanno lo stesso progetto in questo momento, comunque vanno nella stessa direzione. Aiutiamoci, cerchiamo di sostenerci, perché io da solo non ho le forze, tu da solo nemmeno, ma se ci aiutiamo riusciamo effettivamente a creare un progetto compiuto. Queste sono le partnership e sono un nuovo modo di avere delle risorse più che dei fondi. Non è proprio fundraising nel senso di trovare denaro, ma è fundraising nel senso di trovare risorse, energie. Poi ci sono le sponsorizzazioni contemporanee, quelle che io chiamo le sponsorizzazioni contemporanee, che sono un nuovo modo di fare sponsorizzazione. Cioè, non sono legate al meccanismo di prima, cioè tu mi dai del denaro o dei beni o delle risorse e io ti do quello che sostanzialmente è legato alla tua presenza del marchio nel mio progetto. In questo senso, le nuove sponsorizzazioni non vogliono solo avere lo scopo di associare il brand all'immagine, ma cercano anche di coinvolgere lo sponsor e quindi di coinvolgere nuovi e vecchi pubblici, quindi i consumatori e il pubblico del progetto, i lavoratori all'interno della società e il pubblico del progetto, insieme di far sì che si crei effettivamente una partecipazione tra sponsor e organizzazione. Nel senso che non è che lo sponsor crede nei miei valori, mi dà delle risorse e io gli do l'immagine, ma lo sponsor crede nel mio progetto e crede tanto nel mio progetto che lo fa in qualche modo suo. John Holman è un fundraiser americano e dice sostanzialmente che le organizzazioni artistiche sbagliano nell'avvicinare le imprese dal punto di vista di sviluppo tradizionale, ma le devono avvicinare in un senso nuovo. Illy. Allora, Illy cosa ha fatto? Illy ha fatto un trasferimento di immagine. Cioè, Illy a un certo punto è diventata non una società che fa il caffè, ma una società che fa il caffè e sviluppa le arti. Si è capito bene come ha fatto? Come ha fatto? Ha fatto una sponsorizzazione contemporanea. Ha investito dei soldi in progetti artistici. Ma come? Partecipando e entrando dentro il progetto, il che non significa influenzando l'attività dell'artista, eh? Cioè, si è guardata bene dal dire ti dico cosa devi fare tu artista. Cioè, ti dico che mi devi fare una tazzina, ma non ti dico come me la devi fare. Ti dico che mi devi fare un bar, ma non ti dico come me lo devi fare. Mi affido a te perché credo in te, penso che il tuo progetto sia valido. E che cosa faccio? Ti sponsorizzo. Ma ti sponsorizzo in una maniera partecipata. Cioè, ci entro dentro tutta io, Illy. Cioè, faccio un investimento non del mio marchio che viene messo su una brochure, su un catalogo, no? Cioè lo faccio diventare mio, diventa il mio bar il tuo progetto culturale, la tua impostazione artistica, il tuo lavoro, la tua opera. Allora vedete che piano piano si sposta, cioè stanno partecipando le imprese e quando partecipano in maniera efficiente, studiata, di contesto, nel pieno rispetto l'uno dell'altra funzioni, perché bisogna anche dire questo, cioè nessuno sta dicendo lavori per me e mi fai una campagna di pubblicità in cui metti il tuo prodotto artistico. È una cosa un po' diversa qui, eh? Cioè, stiamo facendo qualcosa che ha più partecipazione rispetto al darti dei soldi perché la mia pubblicità abbia degli elementi artistici. Altra cosa, Gucci. Gucci ha coinvolto Yayoi Kusama nel sviluppo di alcuni prodotti. Quando? Quando Yayoi Kusama aveva una mostra personale al Whitney. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è che sto sponsorizzando la mostra nella maniera classica, sto facendo dell'altro. Sto mettendo nelle mie vetrine
Yayoi Kusama. Sto mettendo sulle mie borse Yayoi Kusama. Non sto chiedendo a Yayoi Kusama di farmi delle borse, eh? No? Sto mettendo in mano all'artista quello che sono io, le mie vetrine, che sono il primo rapporto con il mio cliente, con il mio consumatore finale, e il mio prodotto. In un senso di identificazione, di partecipazione all'evento e alla carriera artistica di un soggetto, totale. Partecipazione di nuovo. Credo in te come artista. Non ti sto chiedendo di fare un lavoro per me, no? Ti sto ovviamente chiedendo di poter usare la tua arte per un mio prodotto, ma in maniera più partecipata, e di rispetto dei ruoli. Non ti sto assumendo, non ti sto dando un incarico, sto facendo qualcosa che è mettere quello che sono io in qualche modo al tuo servizio con qualcosa in cambio, come la sponsorizzazione, ma in questo caso una sponsorizzazione contemporanea. Altro esempio, molto molto recente, le Poste hanno indetto un concorso per il cosiddetto pacco d'artista. Loro offrono il packaging per spedire, per fare spedizioni nazionali e hanno chiesto a una serie di nuovi artisti emergenti di creare dei pacchi diversi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Poste Italiane, che ha le scatole gialle e blu normali, che tutti noi riconosciamo, ormai è entrato nella nostra testa che il giallo e blu vuol dire Poste Italiane, cioè ormai come consumatori siamo stati brandizzati, cioè sappiamo, riconosciamo quei colori come quel brand. Ha fatto una cosa molto impegnativa. Ha lasciato il giallo e il blu, ha dato piena possibilità di espressione agli artisti, dicendo: io in qualche modo ci credo all'arte contemporanea e agli artisti italiani contemporanei. Credo che possano fare qualcosa che coinvolge il pubblico e che ha un valore. Quindi io che cosa faccio? Dico: questa è la scatola, queste sono le forme, questo è come si costruisce, come si monta. Liberi. Metteteci sopra quello che volete, poi la gente lo voterà. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che non ti sto dando il compito di farmi la scatola, ti sto addirittura dicendo: posso anche abbandonare il colore, posso anche abbandonare, certo, continua a rimanerci scritto Poste Italiane, però tutto quello su cui ho lavorato in questo periodo lo abbandoniamo per un po', perché voglio dare fiducia a chi, secondo me, ha un buon rapporto con il pubblico, pur presentando cose diverse. Questo è il pacco che ha vinto, non è assolutamente quello normale, giallo e blu, non ha strizzato l'occhio alle comunicazioni normali di Poste Italiane, tutto diverso rispetto a quello che si faceva, cioè a come Poste Italiane si comporta nel suo brand. Questo cosa significa? Significa che ha impostato una strategia di comunicazione coinvolgendo un artista? No, ha deciso di sponsorizzare un artista. Ha deciso di dare visibilità, rilevanza a un artista attraverso un progetto che dà visibilità anche a Poste Italiane. Come? Come una società che è giovane, che supporta i giovani artisti che sono sempre quelli che hanno più problemi di soldi perché non li paga nessuno, non li vede nessuno. Questo è il risultato. Questa è una sponsorizzazione contemporanea, secondo me, perché non è la sponsorizzazione della mostra del giovane artista italiano. Facciamo un altro tipo di discorso, che è della produzione attraverso l'arte contemporanea, ma è una produzione che non è commissionata, è una produzione libera. Non sto incaricando nessuno, sto rispettando i ruoli assolutamente. Questa, secondo me, è una sponsorizzazione contemporanea. Questi sono esempi molto grossi, se volete molto semplici. Cioè, si può fare qualcosa di molto più articolato se vengono messe a frutto tutte le idee. Io sono sicura che ci sono dei progetti culturali che come spin-off potrebbero offrire delle ricadute come queste, magari diverse, magari più impegnative, meno impegnative, ma che comunque avrebbero delle ricadute diverse da queste. Sta tutto nel cominciare a pensarci. Quindi la sponsorizzazione culturale è una sponsorizzazione che si basa sulla partecipazione
identità della società, sulla corporate identity. Cioè, io faccio sponsorizzazione culturale e in qualche modo spiego qual è la mia identità, quali sono i miei elementi caratterizzanti. In questo senso, suggerire una sponsorizzazione contemporanea aiuta l'impresa a mostrarsi come pienamente in epoca contemporanea. Cioè, se le società oggi fanno le corse per usare Twitter, avere una pagina Facebook, essere sui social, è perché cercano in tutti i modi di raggiungere il contemporaneo, essere al passo coi tempi, ma allora anche una sponsorizzazione contemporanea di un prodotto culturale, di un progetto culturale, di un progetto artistico è allo stesso modo essere al passo coi tempi, essere contemporaneo. Suggerire una sponsorizzazione contemporanea significa dire: attenzione, non è soltanto con un canale social che raggiungi il contemporaneo, è anche sfruttando l'elemento della rete, del network contemporaneo che riesce ad esserlo pienamente. Io stamattina ho visto, vi invito tutti a guardarlo, è meraviglioso, il video che ha fatto Virgin Islands per le safety rules. È tutto in musica, ballano e cantano come ti devi agganciare la cintura di sicurezza, dov'è il giubbetto di salvataggio, è in musica, in rap, sembra un musical. Cioè, questo in fin dei conti è parlare contemporaneo, è utilizzare un linguaggio. Se le imprese imparano a usare un linguaggio contemporaneo, artistico, culturale, sociale, è grazie a chi effettivamente quel linguaggio lo parla. Allora cominciamoci a offrire come soggetti che parlano un linguaggio contemporaneo e cominciamo a dire: lo volete parlare questo linguaggio contemporaneo? Io me lo declino in questo campo e avrete dei benefici. Come tutti. Un'altra sponsorizzazione contemporanea è quella che coinvolge il personale delle società. Il personale delle società, da che mondo è mondo, va motivato, perché le persone che lavorano da sempre o comunque da un lungo periodo all'interno di un'impresa si trovano a fare un lavoro, non dico di catena di montaggio, perché chi fa veramente la catena di montaggio è un'altra persona, però voglio dire, chi in qualche modo si occupa anche del lavoro di ufficio, anche del lavoro di dirigenza, se poi il settore commerciale è sempre lo stesso, ha raramente delle occasioni di fare qualcosa di diverso, fa più o meno sempre lo stesso lavoro, il che significa che la routine spesso abbassa la produttività. Non per cattiva volontà, ma perché normalmente la ripetizione degli atti, degli eventi, dei gesti, dei contatti abbassa il livello di attenzione, il livello energetico. Queste sono tutte cose che non è che vi dico io, cioè ci sono pacchi e pacchi di studi sulla psicologia del lavoro, attitudine, produttività, ingegneria gestionale, chi più ne ha più ne metta. Allora, ci sono dei soggetti che hanno scoperto come motivare il proprio personale sostanzialmente perché erano degli appassionati. Questo è un esempio: la Würth, che è una impresa tedesca che fa viti, bulloni, utensili sostanzialmente, è un grande collezionista di arte, soprattutto moderna e contemporanea. Ed è un soggetto che da subito ha messo le proprie opere all'interno di musei dentro le sedi della sua industria, della sua società. E sono musei che sono aperti solo per il personale e le famiglie del personale. Non ci si entra se uno è un turista, perché lui ritiene che quella lì è una cosa sua e della sua impresa. Questa è una gestione molto personalistica, anche familiare, no? L'impresa è mia perché io sono il signor Wurt e quindi io, signor Wurt, faccio delle cose per quella che è un po' la mia famiglia allargata, cioè i miei lavoratori. Bene, il signor Wurt fa anche delle cose abbastanza singolari, cioè fa dei laboratori, magari con degli scultori, degli artisti, dei pittori, che insegnano ai suoi lavoratori a dipingere, a scolpire, perché secondo lui saper fare arte o comunque avere delle piccole basi d'arte apre la mente. Io sono d'accordo, però voglio dire, non è da tutti, è perché è un pioniere. Bene,
Ora vi dico cosa sta succedendo in questo momento. In questo momento sta succedendo che un po' di persone hanno cominciato a capire che effettivamente l'arte è utile. Ragazzi, come faccio i collegamenti con le lezioni precedenti? Sono bravissima. Allora, l'arte è utile ed è un meccanismo che motiva il personale, motiva i lavoratori, che dà un'occasione in più ai lavoratori di fare qualcosa che è non ordinario, non quotidiano, ma è straordinario, qualcosa che non succede sempre. Questa è un'iniziativa del settembre del 2013, sono buoni pasto, sono quei buoni pasto che vengono dati ai lavoratori per andare per comprarsi il pranzo quando hanno il tempo continuato. E sono buoni pasto, la società dei buoni pasto ha deciso di contattare una serie di enti culturali e di dire: posso mettere nei buoni pasto la possibilità di essere usato per entrare nei musei? Sì? Bene. Allora io vi dico che se voi risparmiate, magari una volta a settimana vi comprate un panino, invece che prendervi il primo, la frutta, il caffè, l'acqua, risparmiate, potete entrare al museo. Secondo voi le società saranno invogliate a utilizzare questi buoni pasto o a prendere quelli del concorrente? Secondo me le società saranno invogliate a prendere questi buoni pasto e non quelli del concorrente. Ma allora, questo che è sostanzialmente una strategia di marketing, come potrebbe essere sfruttata per un progetto culturale? Si va dalla società che fa i buoni pasto e gli si dice: guarda, io ho questo progetto per il tal territorio. Per il tal periodo, perché non inserisci anche il mio dentro i buoni pasto? Si fa un accordo. Non ho detto che funziona, eh? Però dico che potrebbe. Qualcuno ci ha tentato, mi scriva. Io vorrei sapere se, per esempio, qualcuno ha pensato di fare una cosa del genere, perché sarebbe interessante. E sarebbe un altro modo di interessare le società attraverso un pensiero laterale. Non ti sto dicendo che migliori la tua immagine, non ti sto dicendo che c'hai un transfer di valoriale, emotivo, no, ti sto dicendo che motivi il tuo personale. Interessante. La motivazione del personale, cioè lo staff involvement, è un meccanismo che è conosciuto dalle imprese estere e che in certe organizzazioni di più grandi dimensioni sociali, per esempio, è molto utilizzato. Terre des Hommes, nel suo sito, c'ha proprio il link allo staff involvement. Cioè ti dice: cosa posso fare io per te, impresa, che vuoi investire su di me? Ti coinvolgo il personale. Perché? Perché abbiamo scoperto che chi fa volontariato conosce di più il gruppo, è più operativo, ha più energie, è più solidale ed è più forte nei momenti di difficoltà. Quindi che cosa faccio io? Ti sto sostanzialmente creando la possibilità di fare palestra ai tuoi dipendenti. Cosa significa? Significa nient'altro che dire: ho la possibilità di far provare qualcosa di bello ai tuoi lavoratori, perché aiutare il prossimo? Fare volontariato, applicare quello che sanno in un progetto che non è commerciale, ma è di utilità comune, è bello, è incoraggiante, è stimolante, tutta una serie di bellezze che un progetto sociale, un progetto culturale offre. Allora, ma se io devo costruire un giardino perché voglio fare gli orti urbani, ma perché non mi prendo uno che sa, cioè mi investo un'impresa che fa le serre e gli dico: mi dai i tuoi lavoratori che frequentano un gruppo di gente che fa guerriglia gardening? Beh, ci saranno tutti pancabestia, rastoni, tutta una serie di, tutti gli stereotipi più brutti. Che ci volete mettere? Però sono gente energetica, a cui piace mettere le mani nel verde, che vuole creare un giardino dove non c'è più niente, dove le persone hanno paura di entrare perché è un degrado totale. Vogliono fare un orto. Voi fate le serre, ma i vostri lavoratori con noi sarebbero più stimolati, perché non progettano solo le serre, non le costruiscono dove ci sono sterminati campi di serre, vivai, eccetera, eccetera, ma lo fanno per una cosa sociale?
Non vi piacerebbe? Non sarebbe utile anche per voi? E io risparmio di manodopera. No, e c'ho qualcuno che mi fa una serra che non è che devo stare attenta perché al primo colpo di vento mi va giù, ma c'ho qualcuno che me la sa tirare su e come? Molto bene. Oppure, mi date un attimo un vostro ingegnere, me lo tengo 3 ore, mi spiega ai miei ragazzi volontari come va tirata su una serra. E a quel punto io ho delle istruzioni, qualcuno che lo fa da tutta una vita, o comunque che è preparato per farlo, e io so come devo comportarmi. Non sarebbe bello? Non sarebbe utile al progetto? Cioè, sarebbe veramente una declinazione interessante della sponsorizzazione. E soprattutto, se la gente che va a vedere l'orto sa che tu, società, hai aiutato a fare quella serra, non hai lo stesso il transfer d'immagine, emotivo, valoriale, e in più quella serra sta su pure bella e funziona. Tutto questo attraverso non i soldi, non i beni, non i servizi, ma i lavoratori. Attraverso una declinazione diversa della rete, del network, della partnership, della partecipazione con uno sponsor. Allora, non è che sempre la sponsorizzazione è vendere l'anima al diavolo. A volte è raggiungere uno scopo, magari mediato, secondario, però è. Se io voglio fare un orto, è perché voglio che la società scopra la bellezza di fare dei giardini o comunque di coltivare la terra e di riappropriarsi di spazi verdi. Che io riesca a farlo con la società e nel mente anche con qualcuno che lavora in una società, non è bello allo stesso modo? Cioè, l'ingegnere che mi verrà 3 ore a dirmi come si tira su una serra e che vede tutta questa gente che cerca di creare veramente qualcosa di bello, non sarà coinvolto? 90 su 100 è uno che dopo ritorna, viene a vedere com'è venuta sulla serra, porta i figli, porta la moglie, porta i colleghi, torna e dice: no, una banda di pazzi, però oh, stanno lavorando. Allora i colleghi verranno, allora magari su 30 persone uno poi dopo viene, ti dice: oh, io se la prossima volta volete costruire un'altra serra, io ci sono. A me sembra dirompente, sembra bellissimo. Sembra un nuovo modo di fare sponsorizzazione. Sociale, network, utile. Mi piace questa cosa. Io sono molto convinta. Non so se si era capito, ma insomma, sono molto convinta. Bene, un esempio di una società italiana che coinvolge i propri dipendenti, i propri lavoratori, che è il gruppo Elica. Il gruppo Elica ha al suo interno una fondazione. Cioè, ha creato una fondazione che è la Fondazione Ermanno Casoli e proprio a settembre del 2013 hanno creato per la prima volta un'esperienza per i figli dei propri dipendenti. Normalmente fanno le cose per i dipendenti. In questo caso ho scelto questa solo perché era la più recente. Comunque è anche la prima volta che fanno qualcosa per i figli. Siccome Elica sta vicino a Fabriano, e a Fabriano c'è un museo della carta bellissimo perché Fabriano è per l'appunto un luogo riconosciuto dove si fanno cose di carta molto belle e molto preziose, nel museo hanno organizzato dei laboratori con un artista, con Mario Airò, per i bambini dei dipendenti. Normalmente però il gruppo Elica ha delle attività proprio per i dipendenti e il gruppo Elica ha un direttore artistico della fondazione che crea i laboratori e i progetti per i dipendenti, coinvolgendo artisti, coinvolgendo gruppi, magari creando anche degli spin-off tra progetti culturali già esistenti. In questo caso, che cosa fa? È l'impresa che in qualche modo si è creata qualcuno che facesse per lei quello che secondo me dovrebbero fare le associazioni e le organizzazioni no profit. Dire alle imprese: te lo faccio io. E se te lo faccio io, tu mi dai qualcosa in cambio che a me serve per fare il progetto. Perché io ti posso chiedere di coinvolgere i lavoratori, ma ti posso anche dire, se invece di coinvolgere il lavoratore nel mio progetto, proprio costruendo la serra, ti faccio un laboratorio nella tua società sul guerriglia gardening, perché magari trovo un'aderenza, trovo un modo di declinarla utile per te e per i tuoi lavoratori. Tu quel laboratorio lì in qualche modo me lo sovvenzioni, quei soldi lì a me servono anche per il mio progetto culturale, se sono bravo, se li gestisco bene in maniera efficiente, se sono strutturato.
perché ti ho creato quel laboratorio, perché? Perché mi faccio conoscere, ti do un'utilità e al contempo ricevo qualcosa. Perché a te forse della sponsorizzazione di avere il brand lì non ti interessa, ma del laboratorio magari sì, se te lo so presentare in maniera giusta. E allora tu mi dai sostanzialmente una sponsorizzazione contemporanea. Abbiamo fatto partnership, abbiamo fatto network. Ti ho dato qualcosa, non ho svilito il mio messaggio, non ho fatto niente che possa compromettere il mio progetto, l'ho declinato secondo il tuo linguaggio, senza mutarne il messaggio, il contenuto valoriale, la direzione ideale che ha, e ne ho ricevuto qualcosa. Questa, secondo me, è una tecnica contemporanea di sponsorizzazione ed è bella, ed è buona, e crea rete, perché quella società, quei lavoratori hanno cominciato a conoscerti perché hanno lavorato con te, hanno capito che fai delle cose interessanti, magari vengono al progetto, e se non a quello, forse a quello dopo. E probabilmente cominceranno a dire, oh, l'anno scorso abbiamo fatto un laboratorio bellissimo, perché quest'anno non ne facciamo un altro? Perché no? Perché non declinare veramente certi tipi di contenuti e di messaggi in un linguaggio diverso? Ma noi pensiamo che quello che diciamo in un'altra lingua lo stiamo trasmutando come contenuto? No, lo stiamo traducendo. Se io dico la cosa che sto dicendo in questo momento in inglese, non ne sto cambiando il valore, il messaggio, la direzione, sto cambiando il linguaggio. Allora, se io un progetto riesco a declinarlo per una piccola parte in un altro linguaggio, che può essere in qualche modo più facile per le società, per le imprese, per le enti commerciali, non lo sto svilendo, non lo sto mutando, lo sto traducendo. E in qualche modo li tiro verso di me. Sto cercando di fargli capire quanto è importante quello che faccio. Però devo fare un passo anch'io verso di loro. Quindi magari cominciare a studiare il loro linguaggio, capire come posso declinare certe cose in quello che può essere utile alle società, è il mio primo passo, al quale secondo me segue il passo dell'altra parte che si avvicina a me. E allora mano a mano creo un contesto fruttuoso, favorevole, in cui può nascere qualcosa, magari di più lungo. Quello in cui io credo tantissimo è il fundraising, non spot a progetto. Allora, tu mi paghi questo perché di questo ho necessità. No, io credo nel fundraising quando creo una relazione. Quella società lì mi ha dato i soldi perché pensa che il progetto sia bello, utile, gli faccia risposta d'immagine, tutto quello che vuoi, ma anche perché pensa che io sia una persona seria, che ha dei bei messaggi, dei bei valori, e che se tra 2 anni glielo rivado a chiedere, probabilmente mi dice sì o no, perché non posso in questo momento, ma non perché non credo in te. Anzi, ho talmente un contatto con te che se non posso quest'anno, ti dico ripassa l'anno prossimo perché mi piace quello che fai. Perché in questo momento ho delle difficoltà, ma se l'anno prossimo vieni e sì, mi va in porto tutto quello che sto cercando di fare per tirare sull'azienda, l'anno prossimo ti sponsorizzo, te li do i soldi perché mi piaci. Oppure non ti posso dare i soldi, ma non so, nel capannone c'ho queste cose qui, non è che ti servono? Cioè, non è poco. Stiamo cercando di capire come riuscire a fare le cose e l'apporto di tutti in tutte le maniere è utile, secondo me. Bene, allora, ci sono poi un'altra categoria di donatori, che sono i donatori semplici, quelli che danno una piccola somma di denaro e che lo fanno però tramite i canali moderni, contemporanei, quindi via SMS, ma soprattutto via internet. Ci sono un sacco di studi su quanto gli italiani sono abituati a donare. Gli italiani, così come nel passato, sono abituati a donare anche con i nuovi strumenti, perché è un'attitudine, diciamo, di generosità, di solidarietà, sono abituati. Quindi, anche se gli strumenti cambiano, riescono comunque a stare al passo coi tempi. Poi, ovviamente, un bravo fundraiser studia anche che propensione hanno le donne, gli uomini, di che età, perché devono veicolare un messaggio, ovviamente, secondo un linguaggio. Quindi bisogna stare anche attenti a che tipo di pubblico ho su internet per creare il messaggio giusto per chiedere i soldi e invece che tipo di pubblico non ho su internet perché è inutile, se no non riesco a scegliere il giusto linguaggio.
Uno dei metodi più moderni e famosi per raggiungere dei donatori occasionali è il crowdfunding. Che cos'è il crowdfunding? Il crowdfunding è, dice una definizione che sono riuscita a trovare su internet, abbastanza buona secondo me, è una cooperazione collettiva. È un'attenzione e fiducia da parte di persone che tramite la rete offrono il loro denaro e le altre risorse, di solito via internet, per sostenere le iniziative avviate da altre persone o organizzazioni. Che cosa fa un'organizzazione no profit? Mette il proprio progetto su internet e chiede attenzione e fiducia. State attenti, leggete e poi abbiate fiducia in me, perché cercherò di realizzare tutto quello che vi ho raccontato fino adesso. Le organizzazioni no profit vengono seguite in maniera, diciamo, interessante sia sui network, social network, che sui blog. Sono 4 milioni di persone tra i 25 e i 45 anni che seguono le organizzazioni. Cosa vuol dire? Che l'attenzione c'è, va veicolata. La rete c'è, ma se non si usa bene non serve a niente. Se io ho tanti nodi, ma non li so stimolare, la comunicazione non passa, non si irradia, non facciamo rete. Allora, in questo momento le persone utilizzano il web proprio per trovare informazioni, per capire che cosa fa un soggetto piuttosto che un altro. Quindi la comunicazione sui network, sui social network, sui blog, sui siti delle organizzazioni deve essere chiara, trasparente e deve sempre avere in mente l'idea che deve canalizzare l'attenzione e far sì che il soggetto che si interessa diventi un nodo della rete, se no è inutile. Allora, cos'è? Prima ho detto il friend raising, è il fundraising attraverso i friends, attraverso gli amici. Cosa vuol dire? Vuol dire che facciamo rete, se non si fosse ancora capito. Vuol dire che non è che faccio fundraising attraverso soggetti che hanno con me un contatto, che sono stimolati emotivamente, che pensano che a Natale siamo tutti più buoni. No, sono quei soggetti che dicono: io sono amico di questa organizzazione, io ci tengo che questa organizzazione abbia un buon successo. Perché? Perché sono un suo amico. E che cosa vuol dire essere un suo amico? Vuol dire essere coinvolto, vuol dire essere premiato per il coinvolgimento, vuol dire che se io organizzo qualcosa, il primo a saperlo sei te. Ma quando ci sono degli eventi importanti, ci si laurea, si ha un nuovo contratto di lavoro, si ha una promozione, ci si sposa, chi si chiama dopo la famiglia in Italia? Siamo gli amici. Gli amici sono la parte fondamentale della nostra rete. Noi li chiamiamo perché? Perché è bello dargli una notizia. Ma allora le organizzazioni devono comportarsi allo stesso modo. Ci abbiamo un nuovo progetto, questa cosa è fantastica, è meravigliosa, diciamolo a tutti gli amici. Non è una cosa scema, eh? Cioè, si chiama coinvolgimento, si chiama essere parte di una rete. Vuol dire considerare quella cosa veramente importante. Perché? Perché la sto dicendo a tutti. Sono talmente contento che la voglio dire a tutti. Allora, in questo caso, la rete virtuale, cioè il network web, i social media, i blog, i siti, sono effettivamente il modo di comunicare con gli amici. E sono il modo per comunicare con gli amici e mantenerli tali. Oggigiorno, che abbiamo amici in tutti i posti del globo, cosa facciamo? Teniamo aggiornata la bacheca di Facebook. Scriviamo: oggi è una brutta giornata. Cosa volete che gliene importi alla gente che non è vostra amica, che avete una brutta giornata? Per davvero? Cioè, perché scriviamo oggi è una brutta giornata? Perché vogliamo comunicarlo agli amici? Perché se c'ho un amico di là dall'oceano, spero che quando lo legga mi dica: dai, su, andrà meglio domani. Oppure mi dica: oh, abbozzala di lamentarti, perché hai rotto le scatole, sempre a lamentarti. Cioè, è questo che noi facciamo, questo devono fare le organizzazioni.
non lamentarsi sempre, ma dare comunicazione agli amici. Bene, oggi, a parte il fundraising, è molto sviluppato il crowdfunding. Cosa vuol dire? Se il fundraising si basa sul fundraising attraverso gli amici, quindi il creare una rete di amicizie nel senso buono, cioè una rete di relazione forte, potente con determinati soggetti, pensate ai sostenitori dei musei che vengono invitati alle anteprime, che hanno tutta una serie di benefits, hanno una comunicazione in tempo reale di quelle che sono le strategie del museo. Perché? Perché sono amici, no? Perché sono i soggetti veramente vicini a quell'istituzione. Si può fare anche in piccolo, evidentemente. Dall'altra parte c'è il crowdfunding, cioè c'è il fundraising attraverso la massa. Cioè, non ho necessità effettiva che siano solo i miei amici che leggono il progetto e fanno una donazione. Anzi, ho la necessità che questa cosa venga condivisa il più possibile. Quindi devo andare oltre il fundraising, devo andare attraverso il raise funds through the crowd, cioè raccogliere i fondi attraverso la massa. Il che cosa vuol dire? Vuol dire attivare tutti i nodi della mia rete. Se quando faccio fundraising faccio sostanzialmente un mantenimento dei nodi più importanti della mia rete, perché sono quelli veramente più forti, col crowdfunding cerco di dare massima espressione a quello che è la possibile ampiezza della mia rete. Perché? Perché voglio attenzione, ma l'attenzione come faccio a richiamarla? Mica posso mettere una cosa su una piattaforma e sperare che la leggano più persone possibili. In questo mondo, in questo momento, non c'è questa rilevanza. Bisogna attirare l'attenzione. Quindi, normalmente cosa succede? Si comincerà a mettere notizia sul sito, si manderanno newsletter, si metterà sul sito Facebook. Si cominceranno a richiedere amicizie più possibile su Facebook per ampliare la rete di soggetti che potrebbero essere interessati e via e via. Com'è nato il crowdfunding? È nato in America soprattutto non per finanziare organizzazioni no profit, ma per finanziare profit, cioè per finanziare progetti di persone che riuscivano magari a costruire un prototipo, ma non riuscivano poi a sviluppare l'idea su vasta scala. Questo è l'esempio, credo, più famoso di Kickstarter, che è il Pebble. Il Pebble è un orologio che fa un po' tutto, si attaccava all'iPhone, al smartphone piuttosto che, e avevano chiesto per produrlo su media larga scala 100.000 dollari, ne hanno presi 10 milioni. Ora, voi capite che effettivamente questo è un crowdfunding di successo. Chiedi 100.000 dollari, te ne danno 10 milioni, ti sei mosso veramente molto bene. Se andate a vedere su YouTube il video o su Kickstarter il video del lancio pubblicitario, cioè le motivazioni per cui tu mi devi dare i soldi, perché secondo me questa idea è vincente, vedete, sono tutti dei nerdoni del college che hanno inventato questa cosa, fanno un po' i simpati, fanno vedere tutte le funzionalità di questo orologio, ma è una comunicazione semplicissima, cioè veramente, veramente facile, semplice. Non è che fanno chissà che cosa, quali salti mortali. Questo cosa significa? Significa che l'idea era buona. E che sono riusciti a coinvolgere veramente tanta gente. Perché che numero hanno di sostenitori? Quasi 69.000 persone. Comunque, non è pochissimo. Cosa vuol dire? È ovvio che hanno preso 10 milioni, 69.000 persone ci stanno. Però l'attenzione si richiama non solo mettendo un progetto su una piattaforma, ma lavorandoci comunicativamente. Questo è il grande vizio, se volete, difetto del crowdfunding. E dall'altra parte la grande forza. Cioè, in questo momento in cui tutti dicono abbiamo una rete, il crowdfunding mette alla prova la vostra rete. Com'è la vostra rete? È grande abbastanza? Possiamo pensare che abbiamo una rete di 100 persone e tutte e 100 doneranno? Perché è un'illusione, non funziona, anche economicamente è sbagliato.
Dovete pensare che avete una rete di 100 persone e non tutti vi finanzieranno, non c'è verso. Allora dovete ampliare. Se avete fatto il conto che 100 persone vi devono finanziare per raggiungere l'obiettivo e ne dovete cercare almeno il triplo, se pensate una su tre vi darà qualcosa. Dovete targettizzare molto bene il tipo di donazioni, quanto chiedete, quale ricompensa date, perché ad oggi il crowdfunding funziona a ricompense. Quindi che tipo di reward date, che tipo di ricompensa date se qualcuno vi finanzia? Questo è l'esempio di crowdfunding più famoso in Italia ultimamente. Hanno fatto il crowdfunding per il padiglione italiano della Biennale. Si chiamava Progetto Viceversa e il curatore del nostro padiglione Italia alla 55esima esposizione internazionale d'arte ha detto: sapete cosa? Non abbiamo abbastanza soldi e quindi ci serve il crowdfunding. Ostracismo da tutte le parti, ma guarda qui come siamo ridotti, l'Italia, arriviamo addirittura a chiedere, e in questo paese veramente non abbiamo più i fondi per il... Poi improvvisamente, siccome gli è riuscito, però il crowdfunding, che grande impresa, siamo dei ganzi, via, bravi, bravissimi, ma guarda che bella idea, il primo padiglione sponsorizzato dal crowdfunding, cioè facciamo ridere. Ma detto questo, effettivamente questo è un esempio di successo, ce l'ha fatta. È evidente che tutto questo ha delle ripercussioni sul nostro mondo, positive. Abbiamo scoperto che ce la possiamo fare, che è un meccanismo che funziona. Quindi è diventato di grande successo, quindi lo stanno usando tutti. Quindi serve specializzazione. Cioè, per lanciare un progetto su piattaforme di crowdfunding bisogna capire che linguaggio usare, che tipo di tecnica di fundraising è il crowdfunding e come si può usare in maniera intelligente. Se non la potete usare in maniera intelligente, per favore non fatelo, perché ci sono un sacco di progetti lanciati sul crowdfunding che si chiudono in un fallimento, perché non hanno saputo attivare le reti giuste, perché non hanno saputo comunicare bene, perché non hanno capito che tipo di ricompense dare, non hanno capito come frazionare le donazioni richieste e per una serie di motivi non è andata a buon fine. Il crowdfunding, così come tutte le altre strategie di fundraising, deve essere studiato, deve essere prima di tutto indagato nelle sue possibilità e poi applicato. Allora, che cosa hanno in comune queste tre opere d'arte, questi tre oggetti? Uno è Le tre grazie di Cranach, uno è un dipinto di Ingres, l'altro è un servito da tè e caffè in porcellana pregiata. Tutte opere d'arte che sono state acquistate anche grazie al crowdfunding. Allora, il Louvre nel 2010 ha acquistato Le tre grazie di Cranach attraverso una serie di fondi messi da tutta una serie di soggetti pubblici o privati che avevano comunque una buona struttura patrimoniale. Poi mancavano dei soldi e hanno attivato il crowdfunding. Cosa vuol dire? Hanno messo sul sito Apple o su Kickstarter il progetto? No. Hanno attivato il crowdfunding nel loro sito, cioè hanno detto: signori, ci mancano tot soldi per comprarlo, sarebbe effettivamente una grande acquisizione per la collezione, per favore donate. E hanno donato. Hanno donato, tra l'altro il Louvre aveva anche previsto una serie di ricompense, la campagna si chiamava Tutti i mecenati, e tutti si sono sentiti un po' dei mecenati, cioè tutti si sono sentiti un po' in dovere di arricchire la collezione del Louvre con Le tre grazie del Cranach. Idem ha fatto nel 2012 il Musée des Beaux-Arts di Lione. Che cosa ha fatto? Mancavano 80.000 euro per il dipinto di Ingres che era nella slide precedente. E che cosa ha fatto? Uguale al Louvre.
ha messo sul suo sito la richiesta a tutti i cittadini, a tutti gli amanti dell'arte, di contribuire, perché mancavano 80.000 euro ai fondi stanziati da altri soggetti pubblici e privati. Quindi non era il sostegno al pagamento di tutta l'opera, perché? Perché non sarebbe stato possibile. Hanno cercato di racimolare tutti i fondi possibili e poi mancava una somma e hanno attivato il crowdfunding, che anche in questo caso è andata bene. Bene, voi dite, sì, ho capito, questi sono esempi francesi, no? C'è anche l'esempio italiano. La collezione di porcellana, il servizio di porcellana da tè e caffè, che era appartenuto alla famiglia Taparelli d'Azeglio, doveva essere venduto all'asta. Il Palazzo Madama, il museo di Palazzo Madama a Torino, aveva interesse ad acquistarlo, voleva acquistarlo, ha chiesto diciamo così, a tutta la schiera di soggetti che poteva raggiungere di contribuire all'acquisto e ha lanciato il crowdfunding. Anche in Italia effettivamente ha funzionato. Cosa sta succedendo adesso con le reti? Sta succedendo che i soggetti individuali che prima erano sostanzialmente interessati solo come donatori, adesso stanno cominciando a diventare anche degli attori del sistema di fundraising diversi, cioè stanno diventando dei sostenitori, cioè soggetti che in qualche modo danno dei soldi per dei servizi, come al solito, che non hanno effettivamente un valore di mercato tale e quale al prezzo, comunque che non hanno una rispondenza tra quanto viene dato in termini di denaro e quanto viene dato in termini di servizi, di eventi, eccetera, eccetera. Sono tutta quella platea di soggetti che partecipa a qualcosa, fa qualcosa, compra qualcosa, più perché è legato all'organizzazione no profit o in gran parte perché è legato all'organizzazione no profit, più che per il valore in sé dell'iniziativa, o comunque più che per il contenuto in termine valoriale economico dell'iniziativa. Quindi, per esempio, si partecipa a un workshop, a un evento, a una conferenza, pagando forse un po' di più di quello che normalmente si sarebbe pagato, perché si sa che così si aiuta l'organizzazione. Oppure, si fonda un'associazione, gli amici dell'organizzazione no profit XY, perché in realtà si vuole sostenere con la propria adesione quell'organizzazione. Si progettano delle produzioni dal basso, perché in realtà così si sostiene l'attività e la progettazione dell'organizzazione no profit. Addirittura ci sono delle aste, delle vendite di oggetti, di prodotti che sono stati, che sono il risultato delle attività di un progetto culturale o meno, che sono comprate anche perché sono il risultato di quel progetto, ovviamente. Inoltre c'è una ulteriore nuovissima tendenza che è quella di coinvolgere dei soggetti dicendogli fai tu il fundraising per me. Io vi ho indicato due esempi che sono per me quelli più indicativi del nuovo fenomeno, perché sono veramente nuovi, mentre magari gli workshop, le associazioni, gli amici di erano un fenomeno comunque che esisteva già da un po'. Per esempio, questa che è l'iniziativa che è stata organizzata dal Maxi nel 2011-2012 è stata quella di fare una serata di beneficenza, che si intitolava Be a Maxi Piece of Art, che era dedicata alla raccolta di fondi. L'associazione Onlus, che ha organizzato la serata, ha raccolto i soldi per acquistare e donare alla collezione del Maxi un'opera, che però è stato scelto dal pubblico che ha partecipato a quella serata, pagando diciamo così, una cena, la fee della partecipazione a quella serata. Ora, evidentemente il soggetto paga quanto ha dovuto pagare per quella serata, più perché gli piace l'idea di poter decidere quale pezzo andrà nella collezione del Maxi, che per quello che mangerà o per chi incontrerà quella serata lì. Quindi
quello è un sostenitore, quello è un evento nuovo, non è un donatore, non è una sponsorizzazione, è un modo di coinvolgere, di creare una rete, di far sì che le persone si sentano pienamente dentro un progetto, che partecipano pienamente a un progetto, ed è un modo nuovo di fare fundraising, evidentemente. Questa è una modalità ancora diversa, cioè è credere che i propri sostenitori possano diventare i nuovi fundraiser. In questo momento, pieno di bloggers, pieno di persone che vivono sui social network, che cosa succede? Succede che tutti hanno la potenzialità di grandi comunicatori. Ma allora, se io ho degli amici che sono dei bravi comunicatori, ma perché non glielo posso chiedere di fare una campagna fundraising per me? Lui che è un pazzo, che vedete nella slide è un pazzo, che cosa ha fatto? Lui è, se poi andate a guardare, è un volontario, uno che comunque aveva fatto parte di un'associazione e ha detto, bene, a questo punto io metto in gioco la mia barba, se voi date un tot, votate per un tot votate per salvarmi la barba o votate per invece tagliarmela, questa è un'influenza sulla raccolta di fondi, cioè faccio il fundraising sulla mia barba. Vabbè, ora, vi giuro che non so che tipo di risultato abbia avuto, però mi fa ridere, mi piace, cioè è un'idea accattivante, è un pazzo, ma la ricorderò per tutta la vita questa cosa. Allora, io ho una serqua di amici folli, o creativi, o bravi a comunicare, o che si inventano, non so, frasi ad effetto. Perché non li posso sfruttare? Perché non gli posso dire, diventa fundraising per me? Oppure, stai per celebrare il tuo compleanno. Perché non mi regali il tuo compleanno? Perché non dici ai tuoi amici che invece di farmi un regalo, non so, devono supportare il mio progetto. Diventi il mio fundraising, diventi la mia fonte di fundraising. È un movimento nuovo, non so dirvi quanto è sfruttabile, però è interessante perché anche questo fa parte di fare rete. Ho delle potenzialità nella gente che conosco e sfrutto, ma a 360 gradi, cioè chiedo veramente di fare cose strane. Poi, in realtà, che cosa gli avranno detto a questo disgraziato? Gli avranno detto, perché non provi a trovare una campagna? E lui si è inventato la barba. Poi ognuno, voglio dire, mette a frutto quello che ha. Però, sinceramente, la trovo un'idea simpatica, carina. Mi viene da ridere se ci penso. Forse, se gli devo dare 5 dollari, gli do. Più perché si è messo a fare tutta questa cosa, piuttosto che magari effettivamente per il messaggio. Però, mi chiedo, se riesco ad attivare una rete e se ho questo tipo di amici, forse è perché comunque anche la mia associazione ha un contenuto o un linguaggio simile a questa persona, perché siamo tutti giovani, perché magari siamo attivisti, di Greenpeace, siamo tutti un po' folli che ci gettiamo con i gommoni per fermare le baleniere, cioè magari abbiamo quest'idea un po' così pazza e allora ci viene da fare questa cosa qua. Cioè, ma perché no? Alla fine è vero che questa è una cosa fuori dagli schemi, che non ha nessun tipo di legame con il contenuto del progetto o dell'attività, però forse un minimo di legame lo trovo se il linguaggio è lo stesso. Se io sono un'organizzazione no profit che ha come centro dei propri interessi il design, magari ci saranno delle persone che riusciranno a fare delle campagne di fundraising, magari improvvisate, perché non sono dei fundraiser. Però parleranno il mio stesso linguaggio, perché se sono nella mia rete di contatti, bene o male capiscono che cosa dico e in qualche modo lo traducono nel loro linguaggio. Questo è interessante, no? Ok, ultima cosa, i nuovi bandi. Ci sono una serie di bandi, come vi ho detto, in Italia, che sono bandi non organizzati dagli enti pubblici, non lanciati da fondazioni bancarie, ma da soggetti privati che si uniscono, che trovano i fondi necessari e lanciano delle open call, dei bandi, mettendo in palio considerevoli somme di denaro. E questi sono tre esempi di quelli che esistono ad oggi, non sono solo questi.
C'è Che Fare, che in questo momento ha la sua seconda edizione, Ars, che ha appena premiato un progetto, Culturability, che direi che è concluso ed era una somma di denaro e una rete di partner, attenzione, anche in questo caso il network. Cioè, non si dava soltanto una somma di denaro, ma si costruiva una rete intorno al progetto in modo tale da far sì che un progetto diventasse una struttura formale, un'organizzazione formale per portare avanti un'attività. In questo caso, sempre di più, proprio per la somma rilevante che viene messa a bando, viene premiato, diciamo così, un progetto che non è a breve periodo, ma a lungo periodo e che sostanzialmente è un po' l'attività. Il centro di interessi di un ente, di un soggetto. Quello che mi sembrava interessante farvi vedere è che anche nel caso di Ars è stato premiato, queste sono immagini tratte dal sito, è stato premiato un network, perché è stato premiato tramite Lunigiana, che è un progetto che è stato presentato da una fondazione, un soggetto individuale, una serie di associazioni, un'associazione culturale e una SRL e un istituto credo pubblico o comunque a partecipazione pubblica. In questo caso è stata premiata la rete, ma perché? Perché con una somma così rilevante di denaro è ovvio che ci vuole una certa buona, stabile dose di organizzazione, anche formale, una buona rete di contatti, perché le competenze non possono essere sempre tutte in un soggetto. Cioè, per una cosa del genere, per un progetto così articolato, con così tanti soldi in un business plan, servono delle competenze allargate e quindi serve una rete. E quindi in questo caso viene premiata una rete. Cioè, chi ha saputo fare rete, chi ha saputo progettare in funzione di quella rete e chi ha saputo assicurare all'organizzazione che ha messo in palio così tanti soldi, effettivamente diciamo così, una serie di competenze allargate ed una struttura che potessero aggiungere molte declinazioni e molti soggetti. E quindi a loro volta i network di tutti questi soggetti all'interno del network stesso, perché le reti non si sovrappongono mai, ma si uniscono e contribuiscono a creare una rete ancora più grande. Con questo io vi ringrazio e ho concluso la mia relazione di oggi. Ringrazio veramente tutti per l'attenzione. È stata meravigliosa, ci hai aperto un mondo, credo. Almeno a me lo hai aperto Una sicuramente. grande responsabilità aprire i mondi, ecco, comunque va bene. Ci sono domande? Io ho una domanda per te. In questo meraviglioso panorama che hai delineato, qual è il ruolo delle istituzioni pubbliche? Cioè, le istituzioni pubbliche ce le dimentichiamo e le rimpiazziamo con qualcos'altro? A questo momento non so se è bene rimpiazzarle. Evidentemente in questo momento però è bene sgravarle di un peso di responsabilità. Il ruolo che avevano un tempo non riescono più ad adempierlo ora. Il che non significa necessariamente che non stiano svolgendo male il loro lavoro. Significa che questo è un momento di contesto complesso e che anche gli enti pubblici in questo momento hanno delle difficoltà. La diversificazione secondo me è un valore. Il fatto di contare su più risorse è sempre un valore perché abbatte rischi e perché consente di avere un network veramente allargato. Se la mia controparte è sempre stato l'ente pubblico, nel momento in cui l'ente pubblico non funziona più, io sono con le gambe tagliate. Quindi il mio consiglio è di veicolare sempre tutti i propri contatti, la propria rete, però di cercare anche in un'ottica di fundraising di comprendere quando un soggetto non è in grado di dare, di coinvolgerlo sempre comunque, perché comunque può attivare delle reti a sua volta, anche non potendo dare delle risorse. Quindi gli enti pubblici in questo momento possono fare da grandi moltiplicatori. Nel senso che possono connettere i soggetti perché hanno un pieno controllo, una visione veramente ampia del territorio. Quindi in questo momento possono differenziare la loro funzione, però noi dal nostro punto di vista dobbiamo anche essere in grado di
non chiedere cose che in questo momento, a torto o a ragione, non ci possono essere date. Chiedere quello che è possibile, quindi magari appunto fungere da moltiplicatore di contatti, ma diversificare il più possibile proprio per non trovarsi arresi in un momento in cui un soggetto ci dice di no. Questo è fare rete. Mille grazie ancora. Quindi io dichiaro ufficialmente chiusa la seconda giornata di laboratorio di pratiche sociali. Ringrazio veramente di cuore Claudia Balocchini e Emma Medina, siete state meravigliose. L'inizio di questo laboratorio non poteva essere più proficuo e fortunato. Grazie. E ci rivediamo domani, sempre qui a Progetto Mondialità con Leone Contini, che ci parla della relazione fra arte e antropologia. Spero che qualcuno di voi domani si tolga il pigiama e decida di raggiungerci qui nonostante il maltempo. Grazie mille.